Una città moderna ed in linea con la transizione digitale. Affiancata dall'assessore all'innovazione tecnologica Michele Falduto, il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo ha presentato l'app Vibo Valentia Smart, innovativo strumento che ha l'obiettivo di rendere più rapida, efficiente e appunto smart la comunicazione con cittadini e turisti. L'app, già scaricabile gratuitamente dagli store per Android e Apple, consente di avere informazioni in modo rapido ed efficace e per vivere in modo completo la città. Ci proiettiamo in una dimensione di città europea con questa app ed in generale con tutto quello che si sta facendo sul territorio per crescere anche da un punto di vista delle dinamiche telematiche. E in effetti devo dire che questa app non è isolata, nel senso che si pone in un contesto di ammodernamento generale. Abbiamo i lavori della fibra che stanno creando disagi da un punto di vista delle strade, ma che certamente saranno le strade del futuro. Le strade oggi non sono più quelle asfaltate, ma sono le strade telematiche. Abbiamo questa app che è proprio interattiva, tra l'altro, ed è in questo senso che si pone come assolutamente innovativa, perché è un'app che dialoga con il cittadino, è un'app che consente al cittadino con dei semplici click di arrivare a chiedere dei certificati, che consente di effettuare immediatamente un pagamento, che consente di geolocalizzare un luogo di interesse, che consente di geolocalizzare un ristorante, che in generale abbraccia tutte le attività che un cittadino, ma anche un turista, ma chiunque si avvicini alla città di Vibo Valentia ha la possibilità di ottenere. L'appello è quindi scaricare tutti quest'app sul proprio telefonino per un dialogo interattivo tra cittadino e comune. Scaricate questa app e troverete tutte quante le informazioni e le notizie che riguardano il comune, ma non è solo un momento di notizia e basta, ma è interattiva, nel senso che voi avete la possibilità di fare delle segnalazioni, perché questa amministrazione comunale chiaramente ci mette la faccia ancora una volta siamo qui a ricevere le segnalazioni dei cittadini, perché sappiamo che non tutto va sempre bene, ma vogliamo migliorarci, vogliamo andare avanti e il cittadino potrà non solo segnalare ma anche suggerire dei miglioramenti, ma avvalersi di quest'app per tutte le esigenze con il comune. Preannuncio che ha per tutti i servizi del comune, preannuncio che da qui a brevissimo, per chi non ha una particolare dimestichezza con le procedure telematiche, avvieremo dei veri e propri corsi di formazione ai quali si potrà accedere gratuitamente per imparare non solo quest'app, ma in generale per imparare ad utilizzare la strumentazione telematica, come si paga in via telematica una bolletta, come si fa ad avere uno SPID. Sono tutti elementi che a moltissime persone appaiono come delle sigle sconosciute, irraggiungibili, mentre nella realtà dei fatti con un po' di buona volontà si possono raggiungere. Quindi scaricate l'app, il comune è vicino al cittadino, l'app è assolutamente gratuita, così come lo è stata gratuitamente per il comune, perché siamo riusciti ad accedere ad uno dei tantissimi finanziamenti che abbiamo preso. Un passo avanti per la città, l'incarico era quello di modernizzarla alla luce delle tecnologie, sta avvenendo. Assolutamente sì, è un passo in avanti e un passo in avanti anche verso i cittadini, perché consentirà ai cittadini una vita più facile, in quanto ormai tutti usiamo lo smartphone anziché usare il PC, e quindi attraverso questa applicazione il cittadino sarà informato su tutte le notizie del comune e allo stesso tempo potrà interagire col comune, perché potrà effettuare i pagamenti direttamente dall'app, potrà essere aggiornato sul calendario dei rifiuti o sul calendario delle attività direttamente dall'app, potrà fare delle segnalazioni al comune e quindi essere veramente interattivo insieme al comune. Questo va proprio nella direzione di una smart city, quindi Vibo diventerà una città sempre più smart e quindi il cittadino sarà al centro e sarà aiutato anche nell'effettuare qualunque servizio online semplicemente con un click.
Questa iniziativa è stata possibile a costo zero per il Comune di Vibo Valentia grazie ai buoni rapporti che si sono instaurati con l'ANCI nazionale. Assolutamente sì, abbiamo con l'ANCI aderito ad un progetto e attraverso questo progetto sono arrivati dei fondi grazie ai quali siamo riusciti a sviluppare quest'app, che ricordo quest'app è sviluppata appositamente per il Comune di Vibo Valentia, quindi è unica per il Comune. Questo è solo però l'avvio di una serie di attività e di altre iniziative che con il finanziamento ANCI sarà possibile realizzare. Sì, e non solo con il finanziamento ANCI, ma soprattutto con i finanziamenti del PNRR, dove abbiamo recuperato una cifra per circa 780.000 euro, dove il Comune sarà veramente rivoluzionato dal punto di vista digitale e si interverrà dal PagoPA alle CIE, allo SPID, al cloud, al sito, insomma in ogni settore sarà sull'archivio appunto digitale, sarà rivoluzionato totalmente in maniera da farlo diventare un comune veramente virtuoso sotto questo punto di vista. E questo è un obiettivo che il sindaco in campagna elettorale aveva promesso alla cittadinanza e che stiamo realizzando ovviamente passo dopo passo.